Ciao ragazzi, io sono Red e oggi facciamo una recensione comparazione. Andremo infatti a comparare l'SA H11, quindi il 416A5 della Specna, che è interessante quantomeno, con il ben più famoso e ben più recensito, il fuoco m'ha tenuto per tutto il tempo, HK416A5 della VFC. Andremo a vedere le differenze sostanziali senza entrare poi troppo nel dettaglio, in quanto la recensione soprattutto del VFC già la vedete. Andremo a capire se c'è una differenza così importante da giustificare un divario di prezzo abbastanza rilevante, per l'appunto. Ci sarà anche ovviamente una prova di tiro in cui andremo a vedere come il tiro di questi due fucili è comparabile. Bando alle ciance, ciancio alle arance, partiamo, ma prima sigla. Ragazzi, terrò gli occhiali perché oggi mi sento molto Pio 03 e quindi ho voluto dare un tocco in più. No, non è vero, delle borse sotto gli occhi grande quanto il Grand Canyon e quindi meglio che io li tenga. Passiamo quindi a analizzare un pochino meglio questo modello. Quali sono le sue peculiarità? Beh, prima di tutto ovviamente il colore. Questo è un RAL 8000 come potete vedere e abbiamo scelto in particolare fare la comparazione tra questi due modelli con questo colore perché è uno dei colori più difficili da emulare su una replica da soft air, perché il nero sostanzialmente ce la fanno poi tutti. Prima cosa infatti che possiamo notare è la differenza sostanziale tra il colore dello Specna Arms con quello del VFC. Questo è molto più bright, luminoso, mentre quello VFC è un pochino più scuro e si rifà meglio poi al resto del colore che è stato messo sul castello. Qui invece stona un pochino di più. So che a molti di voi probabilmente non frega niente di differenze così piccole sul colore, però questo non va solo a minare la bellezza visiva del fucile, ma anche la sua funzionalità. Infatti, come sappiamo, all'interno del mondo militare, quindi non proprio del nostro, ma quello che stiamo emulando, i colori più colorati, più luminescenti, che riflettono meglio la luce, sono tendenzialmente svantaggiosi, in quanto ci fanno individuare dal nemico più facilmente. E ovviamente la maggior parte dei fucili che hanno colori riportati da modelli originali non fatti tanto bene tendono ad essere appunto così più luminosi, perché riflettono la luce e non lo assorbono. No, assolutamente. Un'altra cosa che andiamo sicuramente a notare è la mancanza dei loghi originali. Specna Arms è andata a sostituirli con i propri, ma diciamo che non ha nascosto bene il fatto che non ci siano i loghi originali. Un'altra cosa che mi è dispiaciuta, visto che sull'altro modello l'avevo adorata, è che quando andiamo ad aprire il dust cover qui non ci sia l'HK che eravamo abituati a vedere nell'altro modello, che devo dire era un tocco di classe. Sempre rimanendo in tema di loghi, anche sotto i caricatori, in questo ovviamente c'è il bellissimo logo HK, mentre su quello Specna non c'è niente. Sono state messe le scrittine che non vanno pagate per ovvi motivi, ma sono comunque state messe un po' a cacchio loro e potete vedere la differenza sostanziale tra i due. Sul modello invece della VFC possiamo trovare invece tutti i loghi HK, Eckler & Koch. E soprattutto ragazzi, questo qua. Questo qui è realtà, questo qui è giustizia. Ma vuoi che non mi chiamino? Pronto? Stavo mangiando giù le patatine. Si può dire che però Specna abbia preso gusto a mettere un sacco di numeri sul proprio fucile e infatti ha aggiunto dei loghi anche dove nell'altro non ci sono. Come questo qui, giusto di fianco al ricevitore dei caricatori, e quest'altro qua sotto il ponticello del grilletto. Un altro posto dove ha inserito parecchi numeri e bisogna dargli merito è nel calcio. Ovvero il tubo del calcio è stato numerato in modo tale che quando andate a regolare il calcio, per l'appunto, riusciamo a ricordarci in che posizione era grazie al numero. Cosa che invece non è stata fatta sul modello VFC e anche nella recensione che abbiamo fatto c'è stato abbastanza sui quinoglio, perché non capiamo cosa ci sia di complicato nel scrivere un numero, che tanto sono universali e li capiscono tutti. Come avete capito però, questa recensione sostanzialmente alterna pregi e difetti del fucile, in quanto sì, sul tubo del calcio ci sono sicuramente i numeri, ma non ci sono i loghi, al che troviamo questo bellissimo spazietto bianco, come quelli delle figurine, su cui però non avete ancora attaccato a figurine, quindi manca, e sentite che manca qualcosa. E visto che stiamo parlando già del tubo del calcio, anche il colore è diverso. Non so dirvi se mi piace più questo o quello dell'HK, però sono particolari minimi. Muovendoci invece sulla punta, troviamo anche qui un pochino di imperfezioni. Come potete vedere, intanto spegnifiamma e canna esterna sono stati colorati di nero, mentre sul VFC questo è proprio il colore naturale che lo spegnifiamma e la canna esterna hanno, ovvero il gunmetal. Molto carino. Tra l'altro notiamo che la valvolina di regolazione della canna di recupero gas ha inciso
Adesso vediamo se riesco a farlo girare. Eccolo lì. Le indicazioni su come utilizzarlo, che sono tra l'altro state incise anche sul RIS. Mentre sullo Specna non c'è una beniamata minchia. Parliamo adesso un pochino di numeri. Andiamo a vedere qual è la differenza sostanziale all'interno di questi due bei bambolotti. Partiamo con la lunghezza. Allo Specna troviamo un bel 715 fino a 900 mm. Quindi da 715 calcio chiuso a 900 mm con calcio aperto. Mentre l'HK, uno si aspetterebbe sostanzialmente lo stesso valore, ma invece abbiamo un bel 720 fino a 805, quindi è più corto rispetto allo Specna, il che non è un lato negativo perché, come vi abbiamo detto, visto che pesa abbastanza, avere un fucile un pochino più compatto vi aiuta a mantenerlo vicino al vostro corpo e non andare a sbilanciarvi in avanti. Per quanto riguarda invece il peso, ero convinto, avendoli presi in mano entrambi, come potete vedere, infatti ce li ho così anche in questo momento, che la versione della VFC fosse più pesante rispetto allo Specna. È stata una sorpresa quindi scoprire che il VFC pesa in effetti 50 grammi in meno rispetto allo Specna, ovvero 3000 grammi per lo Specna e 2950 invece per il VFC. Per quanto invece riguarda la canna esterna, troviamo un bel 300 mm per il VFC e un 290 per lo Specna, quindi la canna del VFC è più lunga. Quello invece che ci ha stupito è che entrambi abbiano fornita di serie una canna di precisione da 6,03, quindi teoricamente per quando li andremo a testare non è detto che uno sia meno preciso dell'altro. Entrambi hanno un pop rotativo in polimero, quello del VFC è il loro tipico pop rotativo che mettono su tutti gli Avalon, mentre quello di Specna Arms è standard, è praticamente SHS. Per quanto riguarda però gli interni interni, quindi parlando di gearbox, MOSFET e il resto, troviamo un VFC che dà abbastanza la merda allo Specna, perché qui dentro troviamo un MOSFET VFC, mentre dentro lo Specna troviamo un gearbox standard. Anche per quanto riguarda il motore, VFC è bello incazzato, in quanto all'interno troviamo un motore high speed ad albero lungo, mentre sullo Specna abbiamo il nostro motore classico. Giusto per evitare di voler demolire Specna, c'è da dire che però questa bellezza, quindi ripeto, il modello Specna Arms, ha la possibilità di avere il cambio molla rapido, mentre VFC non ce l'ha. Prima di muoverci sulla linea di tiro e andare effettivamente a vedere quale dei due fucili sia più preciso, vi lascio al buon War, che con il suo War Rage vi dirà cosa effettivamente gli sta sulle palle di questo fucile. Ormai l'abbiamo demolito, mi dispiace per lui, però quando fai un RIS così, che sembra il prodotto lordo che fate dopo che avete mangiato il minestrone, un po' se le cercate, insomma. In mano ho lo Specna. Perché ho lo Specna? Perché il VFC ho già avuto ampio modo di assaporarlo e soprattutto ha davvero 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 poche piccolezze che non vanno bene. Lo Specna ne ha già molte di più. Penso che generalmente l'idea con cui sia stato concepito questo fucile è semplicemente di proporre al pubblico una piattaforma stile 416A5 economica. Economica tra virgolette, ma in ogni caso decisamente più economica del VFC. Quindi vogliono cercare di vendervi, di darvi qualcosa in mano che sia bello quasi quanto il 416A5, ma non sia un VFC. È come prendersi il Rolex Tarocco per far vedere che in realtà ce l'hai, poi magari funziona anche da Dio, ma non è un Rolex. È la stessa identica cosa, è sulle piccolezze che va a cadere, sulla cura che VFC ha sempre messo su tutti i prodotti che produce, che lo svantaggiano così tanto. Il RIS è di un colore randomico che non era l'8000. L'assemblamento generale di tutte le plastiche con i punti di sbavatura vari è diverso, si sente che è meno curato, si vede che è più economico. D'altronde viene proposto a un prezzo che è quasi la metà del VFC. Insomma, vi stanno vendendo un fucile Specna, quindi totalmente standard, senza nessuna gioia, senza nessun dolore, totalmente insipido, dentro la scocca di un fucile che invece ne ha tanto 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 da cantare. È una perculata? Non lo è, sarete voi a dirlo. Io personalmente, da amante di VFC, rimarrei comunque sulla linea dell'originale. Perché? Perché è sempre meglio aspettare un pochino di più, ma portarsi a casa alla fine un prodotto davvero 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 valido. Si va a doversi accontentare per soddisfare la smania di possedere un 416. No,
per me è no. Per me i fucili che stanno sull'Olimpo è giusto che ci rimangano, e chi prova a avvicinarsi cercando di emularli non vada secondato. Perché abbiamo questo fucile nel negozio? Abbiamo questo fucile nel negozio per fare questo video, per far vedere che in realtà bisogna stare molto 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 attenti a ciò che si compra e a chi ve lo racconta. Un osservatore non esperto che li mette a paragone senza guardarli davvero bene non nota la differenza. Quindi siamo qui per questo, ragazzi, siamo qui per aiutarvi a capire e aprire gli occhi in un mondo che sta diventando sempre sempre più complesso. Bene ragazzi, siamo qui alla linea di tiro, abbiamo già messo in posizione il nostro bellissimo fucile VFC, andremo quindi adesso a sparare. Come funzionerà la prova di tiro? Non calcoleremo dove colpiamo il bersaglio, ma quanta distanza c'è tra ogni colpo che andiamo a sparare. Visto che è la prima volta, vi sto qui ad elencare tutti i metodi che abbiamo per valutare la precisione. Prima di tutto noi andremo a sparare col fucile, come avete potuto vedere, sulla livella, quindi è fermo. Il bersaglio è stato posizionato in modo tale che il tiro vada lì e vedremo quanta apertura c'è tra un colpo e l'altro, per capire quanto è consistente, quanto è preciso, eccetera eccetera eccetera. Stiamo usando pallini 0,20 Tipman non bio, tanto siamo al chiuso, siamo in completa assenza di vento, mettiamo sempre delle 7,4, così il fucile non si va a rovinare, tanto non ci interessa, e soprattutto il bersaglio è posizionato a una distanza di 15 metri. Direi che bando alle ciance, ciancio alle bande, bando alle arance, possiamo posizionare la videocamera là in fondo e voi vedrete io che sparo. Bene, parliamo quindi di come hanno performato questi due fucili. Ancora prima di farvi vedere esattamente come è stata la rosata e dove è stato colpito il bersaglio, parliamo di reattività e rumore. C'è da dire che il VFC ha una reattività bella, cioè un fucile che risponde bene all'input che gli state dando, a differenza dello Specna invece, dove ha una latenza tra quando premete il grilletto e quando parte effettivamente il colpo, che è abbastanza spiacevole. Senza parlare del fatto che il VFC ha un suono roseo, pulito, gustoso, mentre lo Specna fa un rumore abbastanza gracchiante e spiacevole. Finito con la cacofonia dei fucili, possiamo invece passare effettivamente a come hanno performato nell'effettivo. Partiamo con il colpo singolo. Questo è il risultato. Il singolo tra il VFC e lo Specna, ho fatto il contrario, tra VFC e Specna, è molto simile a colpo singolo. Come vi sto facendo vedere qui, la rosata è veramente molto simile. Non guardate dove è stato colpito il bersaglio, perché tanto il fucile era fermo, quindi semplicemente non era stato regolato bene il bersaglio. La distanza che c'è tra ogni singolo colpo è molto molto simile. Questa invece è la rosata a raffica. Come potete vedere, lo Specna apre un pochino di più tra i vari colpi rispetto al VFC, e se a 15 metri questa è una cosa che può essere, se volete, trascurata in quanto una differenza minima, se teniamo conto che l'ingaggio normale medio è sui 30-40, se non di più, una differenza del genere poi vi va a dare un'apertura del colpo ancora più larga. Questo risultato non ci sorprende più di tanto, in quanto, come avevamo già detto, entrambi hanno canna di precisione all'interno, quindi la precisione su distanze così minime ce l'aspettavamo abbastanza simile. Ma se invece dobbiamo parlare di reattività, funzionamento, qualità dello sparo, ovviamente VFC supera Specna di gran lunga. Cosa vi insegna tutto questo? Beh, che molto semplicemente sì, sono due fucili che si assomigliano, ma se poi andiamo effettivamente a vedere al comfort di gioco, ci sono differenze sostanziali e oserei dire abissali tra l'uno e l'altro. Tiriamo quindi le somme, chiudiamo questa grossissima comparazione, primo video comparison, ragazzi, di cosa stiamo parlando? La sostanza delle cose però, ragazzi, è sempre quella. Tra l'altro un ragazzo mi aveva fatto questa domanda letteralmente stamattina, prima che io girassi il video, e gli rispondo e vi rispondo e gli ho risposto quello che vi sto per dire. Vale la pena spendere dei soldi in più e prendere un prodotto di qualità, perché a lungo andare, se appena lo comprate dite vabbè, ma spendo x centinaia di euro in meno e lo prendo così tanto, vabbè, del RIS cosa me ne frega, del RIS poi vi arriverà a fregare. Se spendete delle cifre alte, prendete dei fucili che funzionano bene, perché a una certa vi stuferete, vi renderete conto che quel fucile per cui avete speso x centinaia di euro ha delle robe che non vi piacciono, che c'è quello che però c'è la migliore, e vi romperete le palle, ci farete delle modifiche interne per andarci a spendere più soldi che comprarlo direttamente ben funzionante. Quindi io sono dell'idea, tanto vale spendere 100-200 euro in più e avere il fucile come Dio comanda, rispetto che risparmiare e prendere un prodotto che zoppica.
qui da Red è tutto. Io vi ricordo di controllare in descrizione perché c'è il link di Instagram mio e del negozio. Siamo quasi a 1000 iscritti, ragazzi. Mi volete far sognare, sì o no? E soprattutto trovate il link del Monopoly Software, il negozio che mi permette di girare questi fantastici video nel suo locale, appunto, e mi fornisce anche le armi che io vi sto recensendo. In descrizione trovate quindi i link di questi due bellissimi fucili. Vi ricordo che dello Specna ne abbiamo solo uno perché ci fa abbastanza cacare, quindi se tutto il mio discorso non vi ha insegnato niente, correte a prenotarlo perché ce n'è solo uno. Se invece vi interessa l'altro, che è molto migliore, trovate sempre il link in descrizione. E inoltre, visto che è sabato, ci sono 6 incredibili prodotti quasi sotto costo, sempre nel link che trovate in descrizione. Quindi volate da Monopoly Software. Dopo questa gigantesca marchettona io vi ringrazio, vi saluto e soprattutto stay hungry.